Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel. Io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Zagor numero 759 bis, il giudizio degli dei. Eccolo qui. Chi mi segue lo sa, io, come avevo detto anche nel video che ho fatto qualche giorno fa sulle testate che seguo, non seguo più della Bonelli, Zagor è un acquisto occasionale. Io praticamente in questo 2024 la prima volta che acquisto Zagor. Non lo acquistavo, la serie regolare, lo Zenith, non lo acquistavo da dicembre 2023, quindi nei 7 mesi, con la storia del passato di Jenny. Poi avevo deciso di acquistare soltanto gli Zagor più, quelli con più storie, quindi con i racconti di Darkwood e quindi con le storie brevi che a me piacciono tanto. Però ho detto, vabbè, l'albo bis l'avevo acquistato già nel 2021, che era stato il primo bis. Nel 2022 non l'avevo acquistato. Nel 2023, con la storia Braccati, in cui c'era una storia di un unico autore, quindi soggetto di sceneggiatura e più disegni dello stesso autore, l'avevo acquistato. E quindi, visto che il bis comunque ci propone ogni anno una storia autoconclusiva e comunque senza accadimenti o comunque ritorni di vecchi villain eccetera eccetera, storia autoconclusiva, quindi ho deciso di acquistare questo numero bis di Zagor nella mia edicola tabacchi vicino casa, una sola copia ragazzi, ovviamente sbeccata. L'ho presa comunque, perché tanto alla fine Zagor non è un fumetto che colleziono. Infatti molti numeri della serie regolare, anzi tutti quelli che avevo, col tempo quelli ho venduti, però avevo voglia di leggere questo numero. Allora vediamo chi ha lavorato a questo numero di luglio 2024, come detto 759 bis, corrispondente allo Zagor gigante numero 708 bis. Allora, luglio 2024, il giudizio degli dei è il titolo, soggetto sceneggiatura e disegni tutti ad opera di Giuliano Piccinino, copertina ovviamente Alessandro Piccinelli, lettering Valentina Peirano. Nell'introduzione, tamburi di Darkwood, c'è Moreno Burattini che è il curatore della testata che introduce alla lettura, e poi c'è anche un importante dichiarazione più che altro dell'autore di questo albo, Giuliano Piccinino, che ci spiega che per lui è stato molto emozionante e importante scrivere e disegnare un numero di Zagor. E poi comunque tra scrivere e disegnare ci sono differenze, lo sappiamo, però lui insomma è onorato di far parte, cioè di aver scritto questa storia che fa parte comunque della collana Zenith, della serie regolare di Zagor. I disegni devo dire che mi sono piaciuti, abbastanza classici per quanto riguarda la testata di Zagor, una testata che ragazzi, come dico io, almeno per i miei gusti, quando propone storie autoconclusive o quando propone storie come possiamo trovare nello Zagor più, sono di mio gradimento. Con la differenza che quando, diciamo, sullo Zenith, quando ci sono storie troppo lunghe suddivise in 5-6 albi, a me sinceramente non interessano, perché non mi piacciono le storie lunghe, non mi piace attendere 5-6 mesi per finire la storia. Quindi quando c'è una storia autoconclusiva, quelle pochissime volte che capita su Zagor, io ne approfitto e devo dire che ho fatto bene ad acquistare questo numero. Allora, la copertina di Alessandro Piccinelli è molto bella, perché Piccinelli, secondo me, è veramente, come ho sempre detto, un ottimo copertinista. Una copertina che vede Zagor appunto protagonista, su questa pietra con queste strane scritte, lui in mano con questa torcia, giudizio degli dei scritto in celeste, qui sopra la striscia in giallo con scritta rossa albo bis estate 2024, storia inedita completa, in quarta di copertina tutti gli altri numeri bis. Ho già letto Giulia, portato sul canale, lo stesso anche per quanto riguarda Dylan Dog, ve li metterò tra i consigliati. Quindi i disegni, stavo dicendo, i disegni di Piccinino, devo dire che mi sono piaciuti, ma anche la storia in sé per sé. Non si tratta di una storia classica di Zagor, non è una storia western, non è una storia fantascientifica o fantasy, nemmeno con inserimenti horror, ma è una storia più che altro di amore verso la famiglia, e più che altro perché, come inizia la storia, senza spoilerare tanto, praticamente la storia inizia con Chico che sta dormendo e Drunky Duck gli dà fastidio, quindi una gag iniziale molto interessante, molto simpatica. E praticamente c'è questa lettera e c'è quest'uomo che assale Chico, dopodiché Zagor va dalle parti di, cioè praticamente va a prendere le difese di Chico, del suo amico. E c'è quest'uomo con questa donna che vive a Boston negli Stati Uniti, ma è una famiglia antica ungherese, la famiglia, quella della contessa Dorica Bodozi, e dice che hanno perso praticamente il loro nipote Ferenc. Questo Ferenc, che è un pittore di che veniva appunto
come la sua famiglia, da Boston, ma di origini ungheresi, che si era avventurato dalle parti anche della palude dove vivono Zagor e Chico. E quindi loro vogliono questa signora, insomma, questa contessa di origine ungherese, vuole ritrovare suo nipote Ferenc. E quindi Zagor, soprattutto Chico, ma soprattutto Zagor, si metteranno insieme alla contessa e ai suoi uomini alla ricerca, appunto, di Ferenc. Troveranno delle persone ostili, come spesso accade nelle storie di Zagor, troveranno anche degli indiani, ma vorranno trovare a tutti i costi questo Ferenc, che praticamente lui era intento ad essere comunque un pittore e a quindi disegnare praticamente gli scorci importanti di questa parte dell'America dove vive Zagor, ma dove vivono anche persone ostili, in questo caso anche degli indiani. È una storia d'avventura, una storia d'avventura molto scorrevole, se devo essere sincero, molto leggera, di quelle che dovrebbero fare, cioè nel senso di quelle che capita spesso di leggere appunto sugli albi bis, è quello che deve fare un albo bis alla fine, e lo fa. Per un lettore occasionale come me, io ho trovato questa storia piacevole. E quindi io la raccomando a chi magari non ha mai letto Zagor, oppure chi legge come me occasionalmente Zagor. Per chi legge sempre Zagor, lo Zenith, gli piacciono le storie lunghe, magari questa è una storia che potrà essere appena sufficiente, carina, ma niente di che. Per quanto mi riguarda, però, devo dire che è stata una buona lettura, soprattutto per me, che erano 7 mesi che non leggevo Zagor, non lo prendevo dal numero del passato di Jenny. E quindi, come ho sempre detto, Zagor è un personaggio che a me piace. Però non mi piace la gestione dello Zenith, cioè nel senso con le storie lunghe, ma come è sempre stato Zagor. Questa è una particolarità di uno che non ama molto le storie lunghe, però Zagor, quando ci sono storie autoconclusive, o nello Zagor più, con più storie, nei racconti di Darkwood, o magari in qualche Color Zagor, che io ne ho qualcuno usato, ma non l'ho mai acquistato in edicola, sicuramente è sempre una lettura molto interessante di un personaggio che, purtroppo, per quanto mi riguarda, nello Zenith, nella serie regolare dello Zenith, soffre un po', soprattutto anche nei disegni di alcuni autori, del fatto di essere un fumetto nato negli anni 60, di essere rimasto un po' fermo lì. E quindi, per chi vuole qualcosa di più moderno, deve leggere qualcos'altro. Io, come sapete, sono un lettore abituale di Dylan Dog, che è il mio fumetto preferito, ed è il miglior fumetto Bonelli, io lo continuerò a dire per sempre perché la penso così, è il più dinamico di tutti. Però leggo anche altri fumetti, come ha detto Morgan Lost, ogni tanto Dampir, poi Giulia ogni tanto, lo stesso Zagor. Comunque Zagor resta un fumetto classico, un fumetto storico, un fumetto che tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero leggere. Questa storia bis, 359 bis, il giudizio degli dèi, ci fa capire l'amore della famiglia che si può avere, o anche il giudizio degli dèi, in questo caso degli indiani verso la fine, ma non voglio spoilerare. Comunque una storia abbastanza leggera, piacevole, che fa il suo compito. Non dico che fa il suo compitino, però il suo compito lo fa. E sicuramente è una buona lettura e sono contento di aver letto questa storia. Ragazzi, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per il supporto. Fatemi sapere se avete acquistato anche voi questo numero di Zagor, questo numero B759 bis, il giudizio degli dèi, che a me è piaciuto. E, ovviamente, se vi è piaciuto il video, mettete like, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Ma soprattutto commentate, perché lo sapete, per me l'interazione con voi è di fondamentale importanza. Mi raccomando, fate i bravi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!